tutto quello che capitava sotto tiro in questo luogo sterminato. Ho anche capito che passeggiare è molto diverso da camminare. Ho osservato gli altri. I camminatori, per esempio, camminano solo per fare moto. Gli piace allenare le gambe, soprattutto in salita. Assomigliano molto ai ciclisti, che fanno tutti quei chilometri solo per il gusto di provare fatica e sentire il vento sulla pelle. I passeggiatori, invece, non si accorgono neanche di andare. Vanno, sì, ma molto piano. E ogni tanto si fermano anche. Sono fissati coi dehors dei bar, per esempio. Stanno lì, prendono un caffè, fumano un sigaro. Non hanno mai fretta. Fermarsi fa parte del passeggiare, come anche andare indietro, tornare sui propri passi, o andare in circolo, alla maniera dei gatti che si mangiano la coda. E in questo assomigliano moltissimo ai gironzolanti. I passeggiatori macigliano passi guardando per aria e non importa proprio se vanno avanti, indietro o in tondo. Lei è una grande passeggiatrice. Diciamo che il libro poteva finire qui, l'asino impara a leggere ed è felicemente inutile, e invece no. Forse questo libro mi ha molto interrogata, cioè sono io che mi chiedo appunto che senso ha in fondo la vita che facciamo e se abbiamo fatto qualcosa di utile. Quindi a un certo punto io forse qualche anno fa avrei risposto così, finendo il libro così, l'asino impara a leggere e viva le cose inutili e viva il non ruolo, la dimensione estetica, però probabilmente sono diventata vecchia anch'io. E come Raimon, come Raimon. È scesa la pancia che tocca quasi fino a terra. E poi ci sono momenti appunto della vita in cui appunto ci si chiede qualcosa di più, e il libro ha avuto la storia, ha avuto una svolta, per cui non c'è una risposta se vincano gli inutili o gli utili, c'è un terzo elemento che si inserisce a questo punto e non fa finire il libro così, e dà il titolo al libro, L'esercito delle cose inutili. C'è anche un prato che, su cui se leggerete il libro spero che la vostra attenzione si fermi, è il prato del pianto, cioè in questa visione idillica dell'inutilità a un certo punto si inserisce un dubbio, ecco il dubbio per cui tu omeopata mi curerebbe subito, mai avere dubbi, invece il dubbio è appunto che non basti, che non si possa vivere di splendide inutilità, anche se questa è la dimensione artistica in cui ci piace essere, e c'è qualche cosa che va al di là, che fa parte della relazione con gli altri, ed è un po' l'idea che nel libro ho cercato di indicare con l'immagine dei binari paralleli. Noi siamo tutti su un binario, no? Siamo un treno che va, e spesso ci sentiamo molto soli, abbiamo questa strada davanti da compiere, e non ci viene mai in mente, o comunque non sappiamo, perché non vediamo a lato, che accanto ci corrono tutti i binari paralleli, no? E in questa nostra ignoranza degli altri ci perdiamo forse l'idea che accanto, o lontano o vicino, non importa, c'è qualcuno di cui non sappiamo nemmeno l'esistenza, ma che ha bisogno di noi. Per cui noi siamo non solo utili ma indispensabili, e che ci sta chiamando e che magari ci sta scrivendo delle lettere. Ah, allora voglio leggere ancora questa cosa che voglio fare, sempre di Gulli, di Guglielmo, e dice: caro Raimond, quando invece non ho una spada in mano sono nervoso e snervante. Lo dice mia madre che sono snervante. Non lo dico io mi sento solo nervoso. Questo dovevo dirtelo per essere completo. E solo che quando non ho una spada in mano mi viene una paura strana. Non è proprio paura del tipo che scapperei perché mi sento in pericolo. No, è diverso. Non mi sento più io. E allora mi viene quella paura strana, come quando sono al supermercato, che Tonia mi porta con sé perché dice che a casa da solo non mi lascia. E va bene. Ma io cosa ci faccio lì a caricare di pelato un carrello? Sono io. No, che non sono io. Cioè, sono un altro io che non mi piace.
Io piaccio molto solo quando ho una spada in mano e un nemico davanti. E quel che mi piace di quel momento è che studio quando sferrare i colpi. Il quando è tutto. Tu non hai idea. C'è solo un momento giusto. Tutti gli altri sono sbagliati. O è troppo prima o è troppo dopo. Lo devi capire tu quando è il momento, sennò lui passa. Tutti i momenti passano, ma soprattutto quelli giusti. Ma hai capito perché? È solo questo che mi importa, beccare i momenti giusti, infilzarli. A me è questo che piacerebbe fare nella vita. E la seconda cosa che vorrei fare, la prima ti ricordi, è il risolvitore di problemi. E la seconda è infilzatore di momenti giusti. Il campione mondiale dei momenti giusti, quello che li prende tutti e li infilza come polli. Può essere utile a qualcuno, no? Dico come lavoro, può essere utile. Invece quando me lo chiedono cosa voglio fare da grande, dico il calciatore. Tutti